Dunque, benvenuti. Oggi si sbusta. Cioè, si sbusta la nuova serie di Dragon Ball Italica BT6 o B06 se preferite. E qua su Instagram faremo delle stories in diretta, così ve le potete gustare o rivedere durante le 24 ore in cui sono usufruibili su Instagram, e il video sul nostro canale YouTube LPP Television. Si parte come sempre con la sigla. Dragon Ball Super Card Game Destroyer Kings BT06, BT6, B06, chiamatela come preferite. Shaq, si sbusta! Ciao tubers, ciao Kiki, ciao cameraman! Ciao! Benvenuti a tutti nell'unboxing della nuova serie italica di Dragon Ball Super, la seconda serie ufficiale italiana, o terza serie, adesso non so, signor cameraman, seconda o terza serie, come siamo? Italiana è la seconda. Italiana è la seconda perché c'è stata la serie speciale, sì. In mezzo, vediamo se... c'è in giro ancora qualcosa, non abbiamo preparato una cosa speciale, vabbè, insomma in tua impressione compariranno le, grazie al signor cameraman, e sempre in tua impressione vediamo tutti i link per il gioco organizzato di Dragon Ball Super e tutti i siti internet relativi a questo fantastico nuovissimo trading card game di uno degli anime più famosi del mondo. And Chuck si sbusta, però oggi siamo qua e sbustiamoci la serie 24 bustine dentro il nostro box, uscita ufficiale 30 maggio 2019. E allora, signor cameraman, 30 maggio 2019 è l'uscita ufficiale all over the Italy, però per i negozi dove è stata fatta la pre-release era già possibile acquistare il prodotto, in quanto i negozi specializzati hanno questa esclusiva. E apriamo il box, c'è una promo, sono 9 diverse, giusto signor cameraman? Sì. E oggi cosa abbiamo trovato? Eccola qua, la P093, che è un bel Gogeta SSB culmine della fusione. Va che bello, prego regia, inquadriamo il nostro fantastico, nostra fantastica promo, e si parte. Ricordo, tutte le carte singole sul nostro sito www.lppcollecting.it, tutti gli accessori ufficiali di questo gioco bellissimo. And vediamo se schiappiamo, c'è la secret da trovare. Dove ce ne sono? Due secret dobbiamo trovare. Attenzione, partiamo con le uncommon Son Goku SS3, altra uncommon e le tre uncommon, poi le comuni che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e poi attenzione SPR, che sta per Special Rare. Si parte a bomba con Majin Buu Assorbimento Supremo. Okay. Olografia. Adesso fighissimo. Collabora. Attenzione, story su Instagram, no, per questo fantastico unboxing. Prendile in mano tutte e due. Attenzione. Facciamo il boomerang su Instagram. Siamo un po'... Fai. Poi non so se vuoi fare altro, vediamo. E così tu stiamo facendo un po' di cose un po' strane per vedere un po' di esperimenti, speriamo che vi piacciono. Su Instagram seguiteci, siamo sempre lppcollecting.it, ma continuiamo l'unboxing perché noi vogliamo aprirci tutto il box, le 24 bustine con attenzione Son Goku colpo finale super rara. Signor cameraman, non male. Box ballato, cosa dice? No. Sarebbe bello. Vediamo, terza bustina, se c'è ancora super rara vuol dire che abbiamo schiappato di bella. Bene, Destroyer Kings. Il nome della serie rimane quello inglesico, deciso da Bandai. E le tre uncommon, poi le carte comuni, sono tutte buone per giocare. E attenzione, carta rara, Majin Buu male in aumento, là. La, mettiamolo qua, una carta rara, tutte le rare, le super rare, le secret rare sbrillano, hanno la loro olografia, chiaramente più si sale più l'olografia è bella, è più gozza. Continuiamo, una carta olografica quindi in ogni bustina, e c'è anche il god pack in cui le trovate tutte foil, chissà se lo sbustiamo, chissà. Attenzione, carte comuni, ancora super rara però, Majin Buu assorbimento prodigioso che va in combo col supremo, questo è supremo, questo è prodigioso, e il Majin Buu ma in aumento, tutti i Majin Buu stiamo trovando.
Com'è il signor cameraman in questa serie? È bella, è bella, è bella. Sì, bella, bella. È bella, bella, eh. È bella, bella, sì. Cosa, com'è? Anche per il gioco. Anche per il gioco è veramente una figata. Vi ricordo anche i mazzi, la promozione. Una busta in omaggio per ogni mazzo acquistato, che continua. Ringraziamo Play System, che gestisce il gioco organizzato di Dragon Ball Super. E noi siamo alla nostra quinta bustina con carta rara. Ce l'hai... entrata l'esta, ce l'hai. Avete mai giocato a ce l'hai? Signor cameraman, lei mai giocato a ce l'hai? Sì. Bello ce l'hai, ce l'hai. Come se non conosci ce l'hai? No, la signorina Kiki non conosce ce l'hai, davvero? Cubers, scriveteci nei commenti a questo video. Ho avuto un'infanzia felice con se conoscete o non conoscete ce l'hai, secondo me lo conosci, lo conosco tutti. Ce l'hai, che cos'è? Ce l'hai? È un gioco, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Ma guarda che quella roba lì è quella del contagiato e poi scappi. Contagiato. Allora, nelle zone di Bergamo si chiama contagiato, no. Nella zona di Milano si chiama ce l'hai. All'asilo. All'asilo si chiama, vabbè, quel calè. Un'altra super rara, Broly, oltre i limiti un sacco di super rare. Comunque, scriveteci tuber se da voi si gioca ce l'hai o contagiato o qualcosa di simile. Cioè, è il gioco in cui si tocca e chi viene toccato ce l'ha, sostanzialmente, no? E ce l'hai, no? Potevamo anche risparmiarla questa. Vabbè, comunque, scrivetelo. E com'è questa super rara? Beh, è Broly, che bomba, Broly, che bomba. Broly, c'è il mazzo di Broly che è uscito qua, poi ce lo gusteremo, eh. Faremo anche il video dedicato al mazzo di Broly. Bello, bello, bello. Là, che figata, sto... Questo week, ultimo weekend di maggio che ci rega... Maggio con l'ingresso in giugno, dove dovrebbe arrivare finalmente l'estate. C'è maggio, mi sa che maggio quest'anno... Cioè, sul calendario c'è scritto maggio, però il tempo fuori... Sembra che sia un altro mese. Attenzione, carta rara Krillin con, no, compagno d'addestramento. Carta rara la mettiamo nelle rare. Se sentite la musichetta in sottofondo è Instagram. Intanto facciamo qualche bella stories dedicata a questa nuova serie di Dragon Ball Super. E attenzione, cosa si sbusta adesso? Si sbusta un'altra bustina con Trancommon, le carte common. Attenzione, SR super rara. È rara, attenzione, c'è un bel Gogeta SSB, fusione assalto e un bel carta rara Son Gohan, dimostrazione di potenza. Signor cameraman, due sbrille in questa busta. Eh sì. Eh sì, succede anche quello, no? Si schiappa di bella. Questo box l'ho scelto proprio bene. Sono per ora molto soddisfatto. Poche buste ma un sacco di carte gozze. Che figata, che figata. Attenzione. Ma continuiamo, il box non è ancora neanche a metà. Attenzione, e cosa c'è anche qua? Cos'è? Cos'è? BT 015, carta rara, e cos'è questa DR? BT B6 124 DR. Signor cameraman, cos'è questa DR così arrivata? Nuova rarità. Nuova rarità, che bomba! E DR cosa sta? Per Demo Rare, no? Destruction Rare, che figata. Poi tutta bella rossa, che bomba, che bomba! Tutte rosse, tutte rosse le carte DR, belle, 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 mi piacciono, bello, 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 sono proprio contento. Box bomba questo qui, figata totale. Attenzione, carte uncommon, poi le common, poi le common, e attenzione, rara, Vegito, la caramella più forte del mondo. E Tubers, qual è la vostra caramella preferita? Scrivetelo nei commenti a questo video. Signor cameraman, quali sono le sue caramelle preferite? Ha una preferenza oppure... L'uovo. L'uovo? Quelle fatte quelle dell'arimo fatte a uovo? Sì. Ok. Io tra le mie preferite ho quelle dell'arimo fatte a strati. Non so se quelle quadrate fatte a strati che sono buone anche quelle. E poi invece i marshmallow non fanno parte della categoria, sono una categoria a parte, quindi non scriveteli. Continuiamo. Scrivete le vostre caramelle preferite, ma attenzione, sbustate anche Dragon Ball, che c'è la BT6061, carta rara Broly. Potere liberato, carta rara molto bella, molto bella. Dodicesima bustina, siamo a metà box e fino adesso è andata molto molto bene. Molto bello questo box. Vediamo se troviamo ancora due sbrille. È bello trovare due sbrille. Anche una carta secret. Sì, super rara. Bojack il saccheggiatore. Una super rara. Come ho appena detto io. Mi faranno un meme. Già mi ha fatto... Prima o poi la vedrei da finire da qualche parte. Guri mi ha fatto un meme su un video.
Una GIF, pardon. Se vedete in giro una GIF con sottoscritto che si spaventa all'improvviso, l'ha fatta Gunni. Attenzione, attenzione, prima o poi ve la regaliamo, dai. Attenzione, carta rara Frieza, l'eliminatore, yes. E se continua qua sento il fluido mi dice super rara. È un fluido che mi dice così, signor cameraman. Attenzione, preparatevi, perché ci sono tre uncommon. Poi tutte le carte common che ci portano verso una carta super rara! Frieza dorato, l'imperatore indomito. Bellissimo questo Frieza dorato. E a proposito di Frieza dorato, abbiamo anche le sleeve dedicate e anche il portamazzo dedicato. E se volete ci sono anche i tappetini. Qua ce n'è uno solo, ma sul nostro sito ci sono tutti. www.lpdcollecting.it. Senza gli accessori, con tutti i tappetini dedicati a Dragon Ball Super, che sono veramente belli, veramente veramente belli. Ma continuiamo alla cascia della Secret, che vale un sacco di soldi e che vorremmo trovare. Attenzione, rara Vegito e pieno ritmo. No, niente secret, però per giocare serve tutto: comuni, uncommon, carte rare. Trovate tutte le carte singole sul nostro sito www.lppcollecting.it. Siamo in quel di Arcole, vi voglio vedere 23 e si gioca ogni sabato pomeriggio. Lemo, compagno lesto, BT 6072, carta rara. La. Dov'è questa secret? Siamo signor cameraman, ci vorrebbe, non è sicura, mi sembra di non è sicura la secret, io la chiamo perché vorrei che uscisse. Ma attenzione, super rara Broly Berserk Supremo, molto molto bello il nostro Broly. Vedete anche la foilatura delle super, che è diversa dalle carte rare. Carte rare hanno una foilatura, come si può dire, come si chiama la foilatura? Cracked, il termine corretto, come suggerisce giustamente la signorina Kiki, mentre le super rare hanno una foilatura specifica dedicata sulla carta. Cracked holofoil, esattamente, signor Kiki, che viene ripreso dalle carte Pokémon, che chiaramente i giochi di carte collezionabili nuovi un po' vanno ad attingere a quelli già presenti, come è giusto che sia. Attenzione! Rara NDR è... No, sembrava uguale, invece no, sono tutte rosse comunque, ma che belle. Belle DR, con lo sfondo super rosso. DR ricorda una marca di automobili, non conosciutissima, ma è una marca di automobili, la DR. Continuiamo. Abbiamo ancora un 6 bustine inclusa questa. Vediamo. E ho già visto la rara, ve lo dico, ve la faccio vedere. C'è un bel Babidi, capo della distruzione. E il resto della bustina, per chi ama le statistiche e vuole vedere quello che si trova. Chiaramente le uncommon escono in misura minore rispetto alle common. Del resto sono uncommon. E dov'è la secret? Dov'è la secret? Abbiamo le common. Dov'è la secret? E due foil. Attenzione! DR ancora! Che bomba! Terza DR! Quante DR si trovano in un box, signor cameraman? Non lo sappiamo. Consegniamo le DR alla signorina Kiki, ci fa una bella stories per il nostro profilo Instagram. Sono tutte belle rosse, belle infuocate, belle accattivanti. Ma che non c'era riflesso. Che figata. Bene, ma si continua. Ho notato che se ci sono due uncommon, normalmente ce ne sono tre, ma se vi capita che sono due uncommon e si parte poi con la common, vuol dire che le foil nella bustina sono due. E sfera 4 stelle, bella questa carta, bella, carta rara. Tre bustine ancora, ma la secret non c'è, non va. Attenzione, uncommon, le carte common verso la rara, che è Zangia, pietra spaziale, yes, ancora due bustine,
l'ultima bustina, la Secret. Magari. Magari, sarebbe bello. Che figata sarebbe. Uncommon, uncommon, uncommon. Quindi una sbrilla sola, solo una foil in questa bustina. Vediamo che foil è una rara. Veku, alta pressione. Yes. E l'ultima. L'ultima bustina. Speriamo. Incrociamo le dita. Tubers, incrociate le dita. Vediamo di sbustare questa sigla da $1 miliardi. Uncommon, uncommon, uncommon. Quindi la sbrilla è una sola. Chissà, chissà. Attenzione, attenzione, attenzione. Ed è rara. Abbiamo giocato tutti i jolly. Sono finiti i jolly. Ed eccola qua. Son Gohan, dimostrazione di potenza. La chiudere il nostro box. Poi ne apriremo altri. Se troviamo una secret, pubblichiamo la foto su Instagram, ovviamente, giusto, signor Cameron? Che sia. Del resto, è secret, è secret. Bene. Mi auguro che vi sia piaciuto questo unboxing. Mettete un bel like a questo video e condividetelo se vi è piaciuto. E che dire? Da Boss, la signorina Kiki alle Stories and il signor cameraman è tutto, ci vediamo alla prossima and goodbye! Ciao! Ciao!